Ragazzi ci siete? Eh? Ci siete oppure no? Io ci sono, eh. Sistemiamo un attimo il microfono, pochi secondi e ci siamo. Eh? Salve a tutti e ben ritrovati in questo nuovo appuntamento con Apple Zane. e benvenuti in questo nuovo appuntamento con l'Apple la Live del martedì ragazzi Ah, ah, salve a tutti Che bella l'Apple Live, che bella l'Apple Live Come ogni martedì sono qui per chi fosse nuovo, vi ricordo come al solito che Aspettate, ma io l'ho mandata la notifica? No, non l'ho mandata la notifica, aspetta <ride> Non l'ho mandata la notifica sull'app. Eh, eh, eh aspetta, aspetta. Aspetta, aspetta. Per i pochi che la riceveranno dato che c'è un bug. Allora, dove siamo? Ok, notifica già in fase di pervenimento, così possiamo dire. <ride> allora, ragazzi, benvenuti per chi fosse nuovo, come ho già detto, vi ricordo che potrete commentare qui nella chat di Twitch della live per poter fare qualsiasi tipologia di domanda Apple. Ovviamente risponderò alle vostre domande. Ringrazio Lore Chan per il follow di un minuto fa, poco prima di iniziare. Ma oggi ragazzi, oggi ragazzi, abbiamo. Ma già. Ok, perfetto. È arrivata. Grandi. Abbiamo praticamente tante cose di cui parlare. Soprattutto quello... quello che è successo stanotte. Ovvero, leggete il titolo della live. Nuovo Apple Event a dicembre. Ma fra poco ne parleremo. Aspettiamo qualche minutino così arrivano quelli della notifica. <ride> Perché non molti utilizzano Twitch. O non molti attivano le notifiche su Twitch. O non molti sono iscritti a Twitch. Quindi. Mandare la notifica sull'app è sempre meglio Sempre meglio Allora Sento il Mac che sta bollendo <ride> E sapete perché? Perché ho aumentato la risoluzione Quindi dovrebbe vedersi un po' meglio Spero Però sta bollendo Sento la ventola che parte a pressione <ride> Vabbè dettagli, 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 dettagli Allora Intanto le, giucco, le giucchio qualche commento Ma sono tutti... Tutti i saluti, buonasera Mirko, buonasera amici, ciao Mr. B Ah, volevo, volevo approfittarne per fare gli auguri a Mr. B, il moderatore, che oggi compie gli anni Auguri, ragazzi, spam di auguri in chat Allora, eh, eh, eh. Buonasera Mirko, come stai? Tutto bene, tanco, grazie A me è arrivata prima che cominciassi, che cominciassi con la notifica Meglio così Ragazzi, vi saluto tutti, ovviamente non, non vi saluto uno per uno perché giustamente... Cioè, nell'Apple Live siete tanti. Quando facciamo gaming su questo canale va bene, ma quando siete tanti non vi saluto uno per uno. Grande Mirko, il migliore, grazie. Finalmente l'Apple Live! Yes! Yes, yes, yes! Yes, yes, yes. Allora, pochi secondi e iniziamo, ragazzi. Anche perché, come ho detto, ci sono tante cose di cui parlare. Quindi, abbiamo un bel po' di notizie oggi. Soprattutto, dobbiamo parlare dell'Apple Event. Del nuovo evento Apple di quest'anno. Nessuno se l'aspettava, quindi. Cioè, si può ancora entrare nel tuo gruppo Whatsapp? Certo che si può entrare, Nic Nicolaz, Devi fare la sub su questo canale, puoi contattarmi o su Instagram o qui su Twitch e ti... Cioè, mi dai il numero di telefono e ti aggiungo al gruppo, praticamente. Allora, ragazzi, io direi di iniziare. Anzi, dato che mi, è, uh, mi ha fatto venire un'idea Nicolaz pardon. Gra grazie Mirko e grazie a tutti per gli auguri, figura di Mr. Bean. Allora... Mr. B, perdon. Oggi sono un po' sfasato, ragazzi. Giuro. Intanto, bevo un po' d'acqua. Dicevo, visto che mi avete fatto venire in mente questa cosa, vi ricordo, ragazzi, che c'è un gruppo WhatsApp esclusivo per i sub di eh, questo canale Twitch. Quindi, se fate l'iscrizione all'abbonamento, ovvero. Qui in alto a sinistra, anzi alla vostra destra. Ecco perché io sono a specchio. Qui in alto alla vostra destra, se siete da computer, c'è il tasto Abbonati. Se utilizzate il tasto Abbonati e avete Amazon Prime, sincronizzate i due account. In pratica, Amazon Prime vi attuerà il Twitch Prime gratuitamente. Sarete abbonati di questo canale e quindi sarete ehm, inseriti in automatico nel gruppo WhatsApp esclusivo, dove ci sono anche io, quindi potrete parlare tutti i giorni con me quando volete, come volete, ma non solo, ovviamente. Avrete altri vantaggi: non vedrete le pubblicità della live che si vedono più o meno ogni 8-10 minuti. E poi, non solo, ragazzi, ma avrete nella chat delle emoticon esclusive. Anzi, visto che molti già le possono usare, uno spam di emoticon Apple ci starebbe. Ma comunque, allora leggo un attimo i commenti: sono quello dell'autografo di Albertini Mirko. <ride> grazie, Lore. Grazie. Se me lo mandi, grazie davvero. <ride> Secondo te Mirko all'evento del 2 dicembre Apple cosa presenterà oltre al Mac Pro? Ne parleremo fra poco Francesco. Ok, allora iniziamo ragazzi a parlare del nuovo Apple Event. Ora Apple, anzi facciamo una bellissima cosa, switcho un attimo e vado qui. Apple ha rilasciato ieri questo invito per la stampa. Questo invito ha sorpreso un po' tutti. In pratica questo invito invita, scusate il gioco di parole, eh, BT Max3, grazie del follow, benvenuto. Invita appunto i giornalisti a un nuovo evento Apple che si terrà, come dice qui, il 2 dicembre, 2 dicembre a New York dalle ore 22.30 italiane. Ora, inizia alle 16.30 USA, quindi in automatico da noi saranno le 22.30. Dovrebbe essere praticamente il. Il cambio, quindi l'evento dovrebbe, dovrebbe tenersi proprio la sera. E tra l'altro è lunedì, lunedì 2 dicembre. Quindi lunedì 2 dicembre dalle 22 sarò in diretta live qui su Twitch per mostrarvi l'intero evento in diretta e poi dalle 22.30 cioè, 22 inizieremo l'evento in sé, mentre alle 22 inizieremo a parlare insieme di ciò che avverrà. Nicola, grazie del follow, benvenuto. E quindi ragazzi, cosa, cosa ci aspettiamo da questo evento? Beh, l'icona li, dell'evento è molto eloquente: App Store eh, ci dà ovviamente. C'è cioè, scritto sotto uno, un evento speciale per le, le migliori applicazioni eh, e i giochi del 2019. Quindi sarà un best application, ovvero la classifica. Non so, Apple cosa vuole fare, ma è la prima volta che fa un evento dedicato solo ad App Store e agli awards degli App Store, ovvero la, la top classifica. Si è scritto, Davide, aspetta, 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 che l'ho perso. Dov'è? Dov'è? Davide, grazie mille per il rinnovo dell'abbonamento per il secondo mese. Benvenuto per il secondo mese. Ciao bello. <ride> allora, stavo dicendo prima che Davide mi interrompesse in giusto modo, <ride> allora dov'ero, dovero, dov'ero? Aspettate un attimo. Un attimo, un attimo, un attimo. Ok. Dicevo, quindi. Eh, io sarò in diretta dalle 22 alle 22.30 inizierà la diretta. Dalle 22 alle 22.30 parleremo insieme di ultime novità, ultimi rumors, risponderò ovviamente alle vostre domande. Ma Apple non dovrebbe presentare nessun prodotto all'interno di questo evento. È chiaro, si parla di app store, quindi cioè, non dovrebbero esserci prodotti. Al massimo potrebbe annunciare, come diceva qualcuno nei commenti, la data di uscita del nuovo Mac Pro. Oppure dire da oggi è disponibile il Mac Pro. Solo che c'è un problema, ragazzi. Si pensa che domani ci sia. Un piccolo evento dove Apple uh, rilascerà il nuovo Mac Pro, ovvero mercoledì. Io, infatti, l'ho detto proprio ieri all'interno delle storie di Instagram. Ragazzi, vi invito a seguirmi, ora ve lo spammerò fra poco. E mh, praticamente si dice che debba uscire domani. Questo, questo Mac, ovvero è già stato presentato, deve solo uh, essere messo in vendita. Quindi, se domani il Mac Pro dovesse uscire a tutti cioè sul mercato disponibile a tutti in tutti gli Apple Store, applestore.it Store.it, c'è cioè apple.it, eccetera eccetera, effettivamente il 2 dicembre non ci sarà assolutamente nessun annuncio prodotti o rilascio prodotti, se non appunto eh, qualcosa inerente ad App Store. È chiaro che Apple premierà le migliori applicazioni, i migliori giochi del 2019, ma non finisce qui perché c'è cioè, un evento solo per premiare le app. Secondo me ci saranno ospiti speciali sicuramente, anche perché si parla di Apple TV Plus, ragazzi, nell'ultimo periodo a novembre, quindi è chiaro che ci sarà qualche sicuramente, spero, qualche star internazionale del mondo del cinema o delle serie TV, ma non solo, ci aspettiamo anche qualche cantante, qualche. diciamo un, un evento come si deve. Ah, si è un altro iscritto. Dov'è? 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 Dov si è abbonato per il secondo mese. Grazie mille, Derrigo. Grazie mille. Grazie davvero. Grazie davvero per il follow e per ovviamente l'abbonamento. Ragazzi, vi ricordo, ricordo agli abbonati che se non siete ancora abbonati o se siete già abbonati, contattatemi su Twitch o Instagram e vi aggiungerò, se siete abbonati appunto a Twitch, al gruppo WhatsApp. così. Ci sentiamo ogni giorno. Allora, eh, le mie MOT sono quelle più esclusive? Eh? Sono tutte uguali. <ride> Sei mai. Sei. Ma che, che, che domanda è? Che domanda stupida è? Aspetta un attimo. Allora, un attimo che mi abilito i poteri nella chat. Un secondo, impostazioni. Mostra date e ora e mostra icone, mo, icona moderazione. Allora, anzi no, date e ora no. Mostra date e ora lo leviamo. Scusate un attimo, ragazzi. Ok, ciao. Allora. Uh. Dove siamo? Dove siamo? Ok, scusate l'interruzione. Quindi, dicevo, non ci dovrebbero essere prodotti. Ora, ehm, sper speriamo, speriamo in qualche star, per il resto tutto da scoprire. Eh, le fonti dicono che non ci sarà hardware presentato, quindi lo confermo ragazzi, ma ovviamente vogliamo sapere, vogliamo sapere tutto. Qui vi ricordo che... Il 2 dicembre dalle ore 22 sarò in live qui su Twitch per iniziare con voi. Trasmetterò l'evento in diretta traducendo le parti più importanti dall'inglese all'italiano, come faccio ogni anno per ogni evento Apple. E basta, ragazzi. Cioè, eh, direi che dobbiamo aspettare con ansia questo nuovo evento Apple. Allora, iniziamo a parlare delle novità di questa settimana. Ovviamente, ragazzi, continuate a commentare, fate domande, poi dopo vi, ehm, vi risponderò in diretta. Ma intanto parliamo di ciò che Apple ha presentato. Io credo che questo mese prenderò questi accessori. Perché Apple ha presentato i nuovi cinturini e le nuove cover autunnali. Questo, questi sono i cinturini, abbiamo la versione ehm, dov'è melagrana. La versione Berillo e la versione Kaki, praticamente Berillo è questo azzurrino, il Kaki è questo, è il Melagrana. Che poi non si dice melograno, però non lo so, boh, Melagrana, Apple dice. Quindi questi tre nuovi cinturini, più un cinturino in esclusiva Production Red, che credo sia quello che prenderò. Cioè, prenderò sicuramente questo. Veramente bello, ragazzi, mi piace veramente tanto. E tra l'altro vi ricordo che se eh, acquistate prodotti Red, quindi product red all'interno dell'Apple Store o del sito Apple.it, in automatico una piccola percentuale verrà devoluta alla ricerca contro l'IDS, ragazzi. Quindi. Fatelo, comprate più prodotti red in Apple Store. Poi andiamo alle cover. Queste sono le nuove cover. Ve le faccio vedere da qui. Quindi anche qui Melagrana e Berillo. Quindi sono queste, queste due e basta, non ci sono altre cover. Le cover Melagrana così così. Non so, non so con quale colore si possa accoppiare quest'anno se non con il Silver. Eh, il verde chiaro ci può anche stare, però non lo so. Il verde scuro sottosto no un pochino. Vabbè, questi sono eh, piccoli accenni e, e mie considerazioni. Poi Apple questa settimana ha rilasciato il nuovo eh, MacBook Pro 2019 da 16 pollici. Non ho fatto un video sul canale YouTube perché il giorno, eh, cioè il giorno successivo, se non erro, era uscito iOS, non mi ricordo quale quindi. Effettivamente ho bypassato questo video ma ne parliamo oggi ragazzi Allora questo nuovo MacBook Pro cosa ha di nuovo? Ha di nuovo intanto la cornice, la cosa che mh, salta subito all'occhio La cornice che praticamente ehm, è più spessa Vediamo se ho pubblicato l'immagine, sì eh, è, più cioè è più Cioè è meno spessa, pardon, della versione da 15 pollici Che tra l'altro è stata rimossa dal mercato Adesso c'è solo la 13 pollici e la 16 pollici E praticamente Apple ha rimpicciolito i bordi laterali superiori ed inferiori ha praticamente reso la cornice leggermente più ampia, incrementando di un pollice, quindi da 15 pollici a 16 pollici. Altra novità, abbiamo una nuova eh, tastiera. Mm, questa nuova tastiera, intanto, ha la touch bar, ovvero la barra OLED touch posta in alto al posto della barra F1, F2, F3 nei nuovi Mac e Touch. Apple ha separato il tasto Esc, finalmente, perché averlo touch non se ne poteva più. E poi a destra ha eh, separato il tutto, inserendo: qui non, non lo faccio vedere, ma sicuramente. Ah, no, no, aspetta. Aspetta, ma io il video l'ho fatto, che dico ufficiale, ecco il nuovo MacBook Pro. No, stavo, stavo svisionando pensando a un'altra cosa. No, 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 scusate, ragazzi, stavo pensando a un'altra cosa. Non mi. Cioè... Ok. Ok. Non mi, eh, eh, allora, stavo pensando ad una cosa che non ho fatto in video. Eh, Mr... Mis... No, M. Mero Enzo. Spero di aver. No, Mister Enzo. Forse è punto. Mister Enzo, grazie del follow. E stavo pensando a un'altra cosa L'ho collegato al MacBook ho detto No, non ho fatto il video No, invece io ho fatto il video Ne abbiamo già parlato E anche la, il Touch ID Ovvero il pulsante posto a destra della Touch Bar È stato separato dalla Touch Bar Che adesso ha un comparto a parte Eccetera, eccetera Queste sono le specifiche Non me le sto qua a elencare Sono già sul sito Apple Ripeto, è uscito anche il video A quanto pare Vi dico solo la configurazione massima Ovvero 64 GB di memoria RAM 8 TB di archiviazione E scheda grafica AMD Radeon Pro 5500 con ben 8 GB di memoria dedicata, Ragazzi, una bestia, una piccola potente bestia. Chi lo ha comprato? Se qualcuno di voi l'ha comprato, io mi complimento perché ha fatto un affare incredibile, ragazzi. <ride> Ma comunque è uscito anche il nuovo aggiornamento per le: Anzi, un nuovo aggiornamento ed il primo aggiornamento per le AirPods Pro. Ragazzi, questo nuovo aggiornamento, però, non si sa. Cosa va a correggere? Intanto vi dico che per aggiornare le AirPods vi basterà avere iPhone collegato ad una rete Wi-Fi e aprire il cofanetto ed indossare scusate, le vostre cuffiette. In automatico l'aggiornamento partirà e verrà installato, installato in pochi secondi, quindi neanche ve ne accorgerete. Cambierà solamente la versione build che ha un, una versione firmware diversa, ovvero questa qui questa qui, potete controllarlo da impostazioni, eh, generali, info. E se avete collegato le vostre Airpods, c'è la voce proprio Airpods. E quindi non si sa però cosa va a correggere questo aggiornamento, cosa va a migliorare, cosa va a assettare. Non lo so, nessuno lo sa, nessuno ha visto novità. Sicuramente qualche piccolo bug relativo al a un eventuale malfunzionamento delle Airpods, che Apple ha fixato ma sicuramente eh, diciamo in maniera veramente limitata rispetto al numero. Al grande numero di persone che hanno acquistato queste cuffiette Sarà stato qualche baghettino che spuntava Non lo so, a mille persone in tutto il mondo Apple ovviamente ha uh, fissato il tutto Ma torniamo ai commenti ragazzi Allora, andiamo sui commenti ehm, Dove siamo? Maledetta YouTube, YouTube per le live Eh, lo so, lo so Pix, lo so Purtroppo è, purtroppo è così Comunque vi annuncio che a dicembre, se tutto va bene, dovremmo riprendere effettivamente eh, l'Apple Live il martedì invece che qui su Twitch su YouTube nuovamente. Qui su Twitch rimarrà un canale da, di gaming, dato che ogni tanto qualche notte sto continuando a, um, diciamo a, a giocare così spassionatamente per staccare un po' dal mondo del lavoro eccetera. Quindi magari ritornando su YouTube... Tutto si risistemerà. Anche perché vi ricordo che le ultime Apple live eravamo, non lo so, 500 online in diretta. Durante l'evento Apple, quando mi hanno bloccato e bannato dalla, dalla sezione live eravamo 3200 in diretta, quindi direi che su Twitch sì, mi piace come piattaforma, ma purtroppo, per fortuna, sono nato e cresciuto su YouTube. Quindi la maggiore utenza mi segue lì. E, eh, ragazzi, per forza di cosa dobbiamo rispostarci lì. Allora. Dove siamo? Comunque, Mirko, hai cambiato camera perché ho visto che la qualità è migliorata a 1040p. No, 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 non ho cambiato camera. La mia webcam è sempre 4K, ma qui, eh, da oggi, ho ingrandito un po' la risoluzione. Si può settare anche il 2K, quindi perfetto, ragazzi. Allora, mamma mia, che belli quei cinturini nuovi, li comprei tutti. Eh, io penso che prenderò quello red, poi, non lo so, un, la cover verde nuova, non lo so. I cinturini costano 50 euro e costano 49, sì. Esatto still darsi troppi video. Eh lo so darsi, ma io li faccio ogni giorno, quindi Mirko, ma secondo te quel MacBook vale tutti quei soldi? Beh, questa è una bella domanda, però se tu uh, vuoi il meglio in prestazioni, il meglio come qualità dei programmi, il meglio che non prende virus, malware, eccetera, il meglio rapido, funzionale, eh, beh, i soldi li spendi. È come se tu mi dicessi "Vale la pena spendere tutti i soldi per una Ferrari?" Sì, cacchio, sì. Cioè, una Ferrari sotto il sedere che, che, che cioè, bellissimo. Bellissimo. Mentre qui, cioè, spettacolare. Stessa cosa per un prodotto Apple. Se tu vuoi il meglio, eh, cioè, devi pagare. Purtroppo è così. La vita è fatta così. Eh, tanto spendi, tanto hai. Si dice da me. Non so se da voi, ma si dice da me. Allora, ricordo a tutti quelli del gruppo dei sub che il doc è il mio. Ti immagini se premieranno i App Zane all'evento del 2 dicembre? Non credo, non credo. Anche se siamo la top app dell'Apple News in Italia, ma non credo che Apple premi le app di news. Ma più che altro giochi o applicazioni utili che incrementano le funzionalità del, di iPhone. Quindi in questo caso, solo un'app di informazione, cioè solo tra virgolette, ma è un'app di informazione. Ed Apple non dà molto peso a queste cose. Purtroppo, ragazzi, purtroppo. Comunque vi ricordo. Ovviamente di continuare a commentare e io ritorno alle news di questa settimana ragazzi. Dov'è? Dov'è? Switch. Eccoci qua. Allora, ho fatto il confronto iPhone 11 versus, versus iPhone XR e è stato molto, ma molto, eh, molto ben apprezzato da voi perché era un confronto da, da fare. Tra l'altro, aspetta, prima, prima di continuare, volevo fare una piccola precisazione. Io, in mio possesso di iPhone che ho comprato io, ho questi due, ovvero 11 e 11 Pro Max. Gli altri due iPhone che ho avuto l'anno scorso, fino a qualche mese fa, ovvero l'XR e l'XS Max, mi erano stati dati in concessione dal sito trendevice.com. Sicuramente lo conoscerete, è un sito che vende ricondizionati, bla bla bla, eccetera, eccetera. Ora. Io ho terminato la mia collaborazione con questo sito, ho deciso spontaneamente di non seguire più le linee guida di questo sito perché onestamente non, non collimavano con le mie, diciamo così. E quindi da quest'anno vi annuncio che tutti i prodotti che mi arrivano Apple, marchiati Apple, sono acquistati personalmente da me e non c'è nessuno sponsor che me li fornisce gratuitamente per sei mesi, un anno, due anni, dieci anni, quindi... Posso dirvi, ed è anche un, una sorta di vanto perché sono arrivato fino a questo punto, che da quest'anno posso permettermi di comprare tutti i prodotti Apple che escono ovviamente, tranne i Mac, cioè nel senso iPhone, iPad, eccetera, eccetera. Quindi, e questo, ragazzi, è solo grazie a voi. Quindi, volevo ringraziarvi perché mandare a quel paese un, uno sponsor così grosso, così grande, per me è stato un sacrificio veramente enorme, ma vi posso assicurare che. È fattibile ed è servito. Questo serve per la mia crescita professionale e anche lavorativa, quindi... Cioè, mh, anche personale, pardon. La mia crescita personale e lavorativa, quindi... Grazie a tutti quelli che mi supportano ogni giorno, ragazzi, perché fino a questo punto non saremmo arrivati, sicuramente. Comunque, bando alle ciance e switcho nuovamente e stavo arrivando dove? Pagina 1. Ecco, in queste settimane, in questo periodo, dopo gli iPhone, le notizie sono veramente poche, quindi parlare di tante cose è veramente, veramente difficile. Ora parliamo di questa applicazione. Questa applicazione è la vecchia applicazione WWDC. Per chi non lo sapesse, il WWDC è la conferenza annuale che eh, si tiene a. Mh, non mi ricordo dove, al McEvery se non erro, a Los Angeles, e, mh, a giugno, ogni giugno, dove Apple presenta i nuovi iOS. Questo giugno. Giugno prossimo, infatti, Apple, durante questa conferenza WWDC, che solitamente si tiene nella prima settimana di, di, di giugno, verrà presentato iOS 14. Come quest'anno è stato presentato iOS 13. Bene. E poi l'ha aggiornato l'applicazione. Non vuole più che questa applicazione WWDC, che praticamente era un riassunto di ciò che avviene al WWDC, la possibilità di anche vedere eh, vecchi eventi, video, eccetera, eccetera, corsi online, eccetera, ma ha cambiato il nome dell'app in. Apple Developer, ovvero sviluppatori Apple. Quest'app, adesso, come leggiamo qui, ci permette di sfogliare notizie, storie degli sviluppatori, video informativi, recuperare i video degli eventi passati. Durante il WWDC, WWDC, puoi accedere alla conferenza, eccetera, eccetera. Inoltre, ha presentato anche una nuova icona molto molto bella, oltre al cambio del nome. Che è molto più stile, secondo me, sviluppatori Apple. Figa veramente fighi colori. Io non capisco come faccio una, a, a, a mettere tutte le sfumature del blu e dell'azzurro. Che a me piacciono, io li amo. Vi lo giuro, ragazzi, mi leggono nel pensiero certe volte. Io non lo capisco, <ride> ma comunque, eh, se avete questa applicazione e volete rimanere informati sul eh, WWDC di giugno, scaricatele gratis su App Store. Potrete farlo e c'è, ripeto, questo nuovo aggiornamento. Ma parliamo poi di Apple Watch con Face ID. Ragazzi, secondo gli ultimi rumors, ma anche confermato da questo brevetto Apple. Apple è in fase di testing su un, um, un nuovo Apple Watch che ci permetterà di avere il Face ID. Ora, Apple in pratica ha depositato un nuovo brevetto all'interno degli uffici del, dei brevetti e marchi statunitensi. In pratica in questo ufficio cosa succede? Apple presenta dei brevetti, analizzano il brevetto se, un se questo brevetto è un'esclusiva di Apple. In questo caso accettano il brevetto ed Apple diventa titolare di quella funzionalità o di quella novità. In questo caso è stato accettato oggi, dopo averlo presentato l'anno scorso, nel 2018, un nuovo brevetto che praticamente mette in contrapposizione l'Apple Watch una, un cinturino e un cinturino che ha in sé il sensore Face ID. Ora, in pratica funziona così. Tu indossi l'Apple Watch, io ho letto il documento e ho scritto una breve introduzione, ma funziona così. Tu indossi l'Apple Watch, una volta indossato, giri l'Apple Watch proprio così, boom, verso la tua faccia, si attiva lo schermo e... Sbloccherà solamente se riconosce il tuo volto. Cioè, avere un Apple Watch con il Face ID è la svolta. Perché se tu vuoi usare l'Apple Watch, alla fin fine, devi girare il braccio così e si sblocca. Quindi lo punti verso la tua faccia in automatico. E in questo caso abbiamo un'ulteriore sicurezza. Quindi un'ulteriore modalità di sicurezza all'interno di Apple Watch, ma ci permette di avere privacy, di sbloccarlo solo quando vogliamo. E solo noi, cioè permette solo a noi di farlo. Cioè. Io spero che Apple, il brevetto dice intorno ai 5-10 anni questa tecnologia. Io spero spero tanto che arrivi, non lo so, nel 2022-23, ma non 5-10 anni, perché abbiamo bisogno ora di questa tecnologia. Perché poi qualche androidiano, qualche, qualche casa produttrice di android ce la fa, arriva prima, ma ovviamente qualche cagatina tipo, tipo il Samsung che si sblocca con, eh, con la foto di Facebook. Però diciamo che vorremmo arrivarci. Poi, ultima cosa di oggi, e poi mi dedico ai vostri commenti. È partito un contest, ragazzi. È partito un contest, potete partecipare tutti, tutti indistintame, indistintamente, pardon. E si vincono questi accessori originali Apple, ovvero eh, cinturini per Apple Watch, tutti quelli attualmente disponibili sul sito Apple.it da 49 euro eh, e basta quindi la versione sport, Sport Loop, qua c'è tutta la lista di tutto quello che si può vincere. E non solo, poi le, ci sono tutte le cover in pelle per iPhone 11, 11 Pro, anzi in silicone per iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max, in pelle per iPhone 11 Pro e 11 Pro Max, cover trasparenti sia per l'11 sia per l'11 Pro Max, cavi dati USB-C Lightning per la ricarica rapida, l'alimentatore USB-C per la ricarica rapida ed il dock per iPhone di qualsiasi colore. Quindi ragazzi, sto mettendo in palio, proprio di tasca mia, un contest che mi farebbe piacere vincesse qualcuno che, che appunto mi segue assiduamente in pratica per partecipare cosa bisogna fare? se voi intanto vi recate su iapzane scaricandolo su applezane.net avrete tutta la lista di tutti i passaggi ma è semplice mi aggiungete su instagram quindi mirco-basso-zane qui c'è il, il mio account mi aggiungete su instagram mirco-basso-zane una volta fatto questo aprite le storie fate intanto uno screen del, del, della nostra app iapzane che avete scaricato sulla vostra home screen fate lo screen mi pubblicate una storia taggandomi e fatto, ragazzi, parteciperete anche perché in questo modo verrete inseriti nella lista di tutte le persone che mi taggano, che mi hanno taggato ovviamente, e potrete partecipare subito a questo contest. Il vincitore si potrà portare a casa uno tra, fra, fra questi premi. Ci sarà un solo vincitore. Vi dico inoltre che ci sarà un contest del genere ogni Mese. Quindi se non, uh, non, non, non vincete, se questo mese non doveste vincere, ecco ad esempio io partecipo e non vinco, avrete poi il mese prossimo per riprovare, gennaio per riprovare, febbraio per riprovare, marzo, aprile, maggio, giugno. Non smetteremo mai, ragazzi. Da oggi parte questo contest. Mm, proprio se dovesse accadere qualcosa di sbagliatissimo. Nel mondo di Apple Zane, Allora eh, non farò quel mese il contest Ma io punto a farlo ogni mese Ogni mese verso la fine del mese Quindi qui intorno tra il 15 e il 20 di ogni mese Quindi spero che partecipiate in molte Anche perché cioè, eh, diciamo che è una cosa che va a vantaggio vostro Quindi se partecipate ben venga Allora leggo i vostri commenti Anche perché eh, le notizie sono finite Un attimo che bevo Natan con scritto, scaricate gli app Zaino, <ride> meriteresti almeno 250.000 iscritti, Beh, è un po' tanto, un po' tanto, <ride> però grazie. Mr. B, ma Apple Watch con sblocco con Face ID, ma ci rendiamo conto sarebbe una bomba, ma la paura che dovendo includere il Face ID lo faranno un po' più grandino, no? Vabbè no, questo no, perché se pensi che adesso rimuoveranno la notch da iPhone, quindi hanno miniaturizzato ancora di più i sensori per il Face ID, lo potrebbero fare anche su Apple Watch, cioè non, non vedo come questa cosa... Non possa farsi, anzi Benvenuti a tutti gli amici di Apple Zane. Ragazzi vi saluto tutti, grazie mille a quelli che sono entrati dopo Spero che non costerà più del serie 5, ma sicuramente costerà di più con il Face ID Dovrebbe arrivare presto, si spera, la sim della team Con due numeri si potrà avere due account su Whatsapp, su iPhone Allora, eh, Luca, ti spiego come funziona Sia Wind che Team... Ar Ar cioè stanno per far arrivare le eSIM per i nuovi iPhone Per i nuovi iPhone Bene Si potranno avere due numeri diversi si è abbonato, Nicolaz, grazie mille per l'abbonamento. Anche a te, ovviamente, se sei iscritto: cioè, se, se no, se sei iscritto, se sei un abbonato, pardon, contattami qui su Twitch oppure su Instagram. Io preferisco Instagram, però, se vuoi contattarmi qui su Twitch è la stessa cosa. E ti aggiungo al gruppo WhatsApp ufficiale di Apple Zane. Ragazzi, vi ripeto, chi volesse entrare nel gruppo Whatsapp ufficiale di Apple Zane, dove ci sono io, quindi potete parlare tutti i giorni con me e con tutti gli abbonati di questo canale, fate l'abbonamento a questo canale Twitch, qui in Alto alla vostra destra, se non erro, c'è il tasto Abbonati. Abbonatevi gratis se avete Amazon Prime. Collegando Amazon Prime e Twitch Prime, oppure al costo di 4,99 se non avete Amazon Prime e avrete in esclusiva questo. E non solo, niente pubblicità durante queste live. E degli sfondi, degli sfondi delle emoji, pardon, esclusive qui in chat. Allora, dicevo, dov'è, 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 dov'è? I cinturini sono i miei del contest, <ride> e devi vincere, devi vincere. Ah, comunque sì, eh, ci saranno due numeri di telefono, Luca, perdono. Stavo, stavo parlando con te Due numeri di telefono, quindi potrai avere due account WhatsApp L'unico problema è che tu avrai lo stesso sistema su un'unica app Cioè due SIM su un'unica app non si può fare Quindi tu non devi, dovresti entrare e uscire sempre da, da, Insta, eh, da, pardon, da WhatsApp facendo il logout Quindi non si possono avere due app di WhatsApp Quindi non puoi avere nello stesso iPhone due numeri su WhatsApp praticamente allora posso partecipare anche io abito in Slovacchia certo poi il prodotto verrà spedito direttamente da Apple quindi Non ho un iPhone rip eh ho, ho iPhone o iPad devi scaricare l'app per fare sta cosa Si sa qualcosa dei nuovi iPad Pro? Sì Dovresti scaricare Zen, come dico a tutti per rimanere informato da abilitare le notifiche perché ho detto già qualche settimana fa che quest'anno non verrà presentato nessun iPad. Ma a marzo 2020, come Apple ha già confermato. Come fida finita col, col WiFi tuo? In che senso? Ciao Mirko, scusa il ritardo. Ma tranquillo, tranquillo. Ripeto, anzi ricordo a tutti che la live poi verrà ricaricata sul canale YouTube Quindi chi se la dovesse essere persa tranquilli che poi la ricarichiamo Quindi ragazzi abbiamo 30 minuti da passare insieme Non ci sono più novità quindi sparate mille domande Teniamoci impegnati e nel frattempo levatevi tutti i dubbi che avete sul mondo Apple Io sono qua mentre ci sono Mentre ci sono, sono qui Ovviamente, se non dovessero, non dovessero esserci più domande, staccheremo prima l'Apple Live. Sei riuscito ad avere una promozione conveniente abbastanza veloce con uh, Tim. Ma io sto in questa casa da un anno. Internet l'ho fatto un anno fa, dopo due mesi. Ho cambiato Vodafone. Quindi, cioè, da, da dieci mesi ho un altro, un altro operatore. E ho oh, Tim. Già ho fatto anche un video su, su YouTube mesi e mesi, mesi fa, tipo dieci mesi fa. Quindi. Mi sa che sei rimasto un po' indietro. Mirko, tu comprerai le cover e i cinturini? Li compri tu? Certo, chi me, chi me le deve comprare? <ride> chi me le deve comprare? Quando uscirà iOS 13.3? Allora, tenendo conto che... Ah, ecco di cosa non abbiamo parlato. Che è il fatto che ieri sera è uscito iOS 13.2.3. Oggi ho fatto un video dove ho spiegato tutte le novità. Infatti non le spiegherò Comunque, Luca, aspetta un attimo che ti rispondo. Però, ragazzi, volevo dirvi che dovete fare ogni aggiornamento. Cioè, c'è gente che mi dice, Mirko, ma conviene farlo? Tutti gli aggiornamenti punto, eccetera, eccetera, punto, punto, eccetera, eccetera, sono tutte correzioni. Quindi se non fate questi, il vostro iPhone o iPad non andrà bene. Cioè, se esce iOS 13.3, ok, potrebbero esserci dei problemi, quello che vuoi. Ma iOS, iOS 13.2.2 o.3 sono tutte correzioni. Punto punto se non li fate va male il vostro iPhone Quindi ragazzi fatelo, fatelo, fatelo Comunque tenendo conto caro Luca del fatto che proprio ieri è uscita la 13.2.3 Dovrebbe uscire la 13.3 o a inizio dicembre o a metà dicembre Così dicono i rumors Poi che Apple la bypassi al 2020 questo non lo sappiamo I rumors dicono attualmente inizio metà dicembre Ma lo scopriremo con il tempo io oggi ho provato ad aggiustare un iPhone 6S, ho provato a cambiare la batteria, ho provato a cambiare lo schermo e tutto quello che fa quando collego al carico del il telefono semplicemente diventa caldo. Ma sei diventato Jeff Bezos? Chi, chi, chi è Jeff Bezos? Non so. Ah, uh, mister B, vi ricordo che per chi ancora non l'avesse fatto, scaricare Zane. Uh, ovviamente ascoltate, Mister B ragazzi. Su fire TV Stick non si può. Non ho capito. Su fire TV Stick non ci si può iscrivere. Eh, non so cosa sia l'ore queste cose che hai detto, Fire, Fire, La Fire TV è quella degli Amazon. Uh, dei tablet Amazon, quelli di Amazon. Ma non ho capito c'è la tua domanda. Spiegati meglio. Purtroppo non, non, non conosco questi prodotti o questi servizi di Amazon. iPhone X è ancora buono? Certo, è uscito più o meno due anni e mezzo fa. Più o meno due, due tre, sì, quasi tre anni fa. Ancora, gli iPhone hanno più o meno 5-6 anni di vita. Prima di non aggiornarsi più. Quindi ancora hai voglia. Eh, dove siamo? Mirko, c'è molta differenza tra iPad ed iPad Air. Vorrei acquistarlo. Intendi l'iPad 2019 e l'Air 2019? E, allora, il processore, se non erro, dovrebbe essere identico. Cambia forse la dimensione, se non ricordo male. E il design, un po' il design. Ma ah, comunque, sul sito Apple c'è la sezione iPad. Poi e Poi c'è confronta. Vedi tutte le singole cose che. In questo momento non sto ricordando. Non me lo sto ricordando anche perché è uscito. <ride> Eh, quando è stato inizio anno, quindi la mia memoria facilecca. E a parte questo, diciamo, non è iPad Pro, quindi non, non è eh, apprezzato come iPad Pro. Quindi le piccolezze che ci sono state in quegli eventi non, non le ricordo purtroppo. Comunque, ti ripeto, sul sito apple.it c'è iPad, sezione confronto e metti a confronto tutti i modelli di iPad semplicemente. Allora, Francesco, secondo me Apple rilascerà iOS 13.3 dopo l'evento del 2 dicembre. Speriamo, tutto può essere. Cambiare email per l'Apple ID si può fare, certo che si può fare simo, sì, vai su appleid.com o su icloud.com, nella sezione impostazioni puoi modificare l'email o anche il numero di telefono. Non capisco per quale motivo ma questo iPhone sembra proprio morto e da un po' di tempo che nella mia città c'è una scia di iPhone 6S che muoiono dal nulla, ci sarà un assassino di iPhone 6S, proprio solo iPhone 6S. <ride> allora... Jeff Bezos è la persona più ricca del mondo. Ha un patrimonio di circa 150 miliardi e è proprietario di Amazon. Ah, non mi ricordavo il nome. <ride> Perdonami, io sono fissato con Steve Jobs, Tim Cook. Quindi Amazon, ci compro e basta. Non mi ricordo il tizio come sia. Quindi ragazzi, altre domande? 25 minuti. Se no, stacco prima, eh. Quindi spara delle domande. Qual è stato il tuo primo prodotto Apple? Il mio primo prodotto Apple, caro nuovo sub di questo canale, è stato iPhone 3GS ed è stato anche il mio primo iPhone quando ho fatto 18 anni. Ora ne ho 28, quindi 10 anni fa. Proprio 10 anni fa, al mio 18 eh, ⁇ mi è stato regalato appunto iPhone 3GS ed è stato il mio primo iPhone e lì eh, si è aperto il mondo. <ride> Secondo me la scheda madre la, la fa morire Apple per il discorso obsolescenza programmata perché l'ultimo iPhone a supportare i 13 è proprio il 6S. Non, non esiste l'obsolescenza programmata, ci sono state delle indagini nei confronti di Apple, Apple è stata anche multata per presunta obsolescenza, ma non esiste l'obsolescenza programmata nel mondo Apple. Semplicemente ci sono tecnologie o novità che non vengono supportate da un hardware vecchio e quindi Apple non li rende più compatibili, ma non fa morire l'hardware, non esiste questa cosa. Odiamo Amazon questa settimana. Esatto, Simo. Esatto, Simo. Anzi, mentre ci siamo, racconto questa breve storia, dato che abbiamo 20 minuti da passare insieme. Ora, la settimana scorsa, di lunedì o martedì, non ricordo, si è rotto questo microfono che vedete qui. Infatti, adesso sta funzionando, ma ha dei momenti di non lucidità dove non funziona più. Perfetto, quindi, praticamente, cosa succede? Urla incredibili. Eh, volevo uccidere il mondo. Ho detto, cavolo, proprio adesso. Cioè. Devo comprare un altro microfono, ho preso già due, i, i, i nuovi due iPhone, le Airpods Pro, quello, quello, ho detto, ho speso tipo 3.000 euro questo mese, basta, non ci voleva, 300. questo costa 299 dell'iK Multimedia, l'iRig Mic Studio, e ho detto, no, vabbè, devo comprarlo nuovo. Ok, vado sul sito dell'iRig e faccio, no, vabbè. 300 euro non esiste, ok. Migliori microfoni per YouTube, Twitch eh, 2018, 2019. Ok, Blue Yeti, ah, ok. L'ho sentito già nominare. Guardo un po' di recensioni, vedo che ce l'hanno un sacco di persone. Ho detto, ah, quindi se ce l'hanno un sacco di persone, vuol dire che è buonino, cioè nel senso è carino. Prezzo: 149 euro. Ok, vado su Amazon, lo cerchiamo in sconto: 136 euro, 3 euro di sconto. Faccio, vabbè, ok. Prendiamo questo, questo microfono, lo compro e mi dice con Amazon Prime hai diritto alla spedizione di due giorni. Sarebbe un un Giorno, ma siccome sto in Sicilia quindi nelle isole ci mettono due giorni i corrieri. Quindi, che succede? Arrivo Arriva il secondo giorno, ovvero venerdì, e questo, questo prodotto, questo microfono non arriva. Allora io ho detto: Aspetta, contattiamo Amazon. contatto Amazon faccio: Guardi, non è arrivato. Abbiamo spostato la data al giorno dopo, sabato. Io, vabbè, ok, un, non c'è problema. Tanto il microfono ormai è rotto. Vabbè, fanculo, che se ne frega. Comunque, aspetto sabato. E sabato non, arri non arriva, domenica ovviamente non ci sono corrieri. Lunedì, ovvero ieri, ricontatto Amazon nella chat e dico: Salve, qua di, qua di eh, guardi il pacco, dovrebbe arrivare al massimo martedì, ovvero oggi. E, e quindi per scusarci, le regaliamo un mese in più, quindi estendiamo il suo abbonamento di un mese di Amazon Prime. E io faccio, guarda, a me non me ne frega niente di questa cosa dell'Amazon Prime. Io lo pago 36 euro all'anno. Non me ne frega, vorrei semplicemente che il mio pacco arrivasse. Comunque, domani arriva. Va bene, oggi è il domani di ieri. Non so se ho detta giusta questa frase, comunque, eh... non è arrivato. Contatto Amazon e dico: guardi, eh, guardi, il pacco si è smarrito. È arrivato a Catania, ma non si sa come mai dal centro di smistamento non si è mosso. Va bene, quindi come ci comportiamo? Le faccio un rimborso che arriverà entro 2-4 ore e potrà riacquistare il prodotto qualora lo volesse. Io, va bene. Andate a quel paese. Ormai eh, il pacco è questo. Tra l'altro, per me la colpa è proprio di Amazon perché. Sì, che non è Amazon a consegnare i pacchi, in questo caso erano le poste italiane, il Corriere. Ma è Amazon che sceglie le poste italiane come Corriere. Quindi chi lo fa fare a loro? La colpa è loro. Punto. Non esiste perché ci sono eh, Corrieri e Corrieri. Tu puoi usare Bartolini, GLS, DHL. E tu mi usi SDA, GLS e poste italiane che fanno schifo. Sono i peggiori Corrieri del mondo. Però va bene così. Comunque, ehm, praticamente eh, mi fanno sto rimborso. Vado su Amazon. E invece di. cioè vado sull'ordine intanto questo mio e guardo che io, sì, l'ho acquistato Blue Yeti, ma era di un venditore di terze parti, non della stessa Blue Yeti. Allora cosa ho fatto? Cerco su Amazon l'account ufficiale, come c'è quello di Apple, della Blue Yeti. Vado, 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 e c'era lo stesso microfono, invece di 149, con lo sconto 140, no, 130, quant'era, 136, non ricordo. C'era lo stesso microfono a 106 euro. E ho detto, wow, altri 30 euro di sconto. Almeno piango con un occhio, come si suol dire, non con tutti e due, come si dice qua a Catania. Quindi, beh, risparmio anche un altro po' di soldi. E l'ho comprato. È stato spedito oggi stesso. Dovrebbe arrivare giovedì. Io sto incrociando le dita perché, se non arriva neanche questo, io vi giuro che disattivo l'Amazon Prime e non farò più acquisti su Amazon ma su eBay. Cambio, me ne frega, non me ne frega, ragazzi. Perché non me ne frega? Allora, dove siamo? Vostri commenti e. e, e, e... Ok, eravamo arrivati qui, ma la ricarica wireless danneggia la batteria. Grazie per tutto. Ciao Jack o Jack, non lo so come vuoi essere chiamato, ma no, la ricarica wireless è semplicemente un altro metodo di ricarica come il cavo, che è identico, non cambia assolutamente nulla. Ma alla fine hai fatto la prova con l'app dove è di iPhone per vedere se funziona da spendere, no, purtroppo ancora no, mister B, non ho avuto tempo. Quando farai una recensione del MacBook Pro da 16, da 16 pollici, non la farò perché non spendo 3.000 euro per fare una recensione. Come primo iPad, quale consigli? Tipo quelli anche più datati? Ci sono ora, come dicevo prima, Pix gli iPad 2019 e iPad Air 2019, che sono fantastici. Un prezzo veramente abbordabile. Hardware, diciamo di qualche anno fa, ma eh, aggiornati ad iOS 13. Quindi fondamentalmente ottimi. Quindi il prezzo è veramente basso. Te, lo consig te li consiglio, anzi. Fire TV Stick e il Chromecast di Amazon. Ah, no, non lo conosco, <ride> non lo conoscevo. Posso sapere nel backup di iTunes quale ID di iCloud ho? Quello collegato al tuo iPhone su cui fai il backup in quel momento? Mirko, si sa quando farai una guida sull'utilizzo di DoE offline? Eh, tutti me lo state chiedendo. E il problema è che. Dovrei fare anche la prova di Iliad e o Mobile ad oggi, nel 2019. Il problema è che in questi giorni piove a dirotto. Io potrei farle tutte queste cose, ma le devo fare all'aperto. Perché farle in casa non avrebbe senso. Ritrovare il telefono in casa è troppo vicino, cioè do dovrei essere distante abbastanza. Quindi, boh, vediamo, vediamo cosa posso fare in questi, in questi mesi. Io sono abbonato a Prime. Ma mi parla di token per abbonarmi? Ciao Vincenzo, grazie mille per il follow, benvenuto E allora Lore, se tu lo fai da mobile ti chiede questo token Se tu invece lo fai da computer non te lo chiede Quindi io ti consiglio di fare il Prime, l'Amazon Prime Cioè per, per fare la sub in questo, in questo, su questo canale, farlo, farlo da computer Se no non funziona purtroppo Cioè devi, devi comprare il token, è una cavolata Comunque sto notando che tutto comincia a durare di meno. Il mio motorino che ha 23 anni va ancora una scheggia al mio compagno. Il tuo motorino che aveva solo un anno e mezzo si sono consumati i cuscinetti. E a sbillare adesso un sacco di persone. Ci sono iPhone 6s e 7 che muoiono nulla. Ma, ma non c'entra. <ride> che, che similitudini strane. Su Wish l'avrei pagato 5 euro. Scusami. fatelo dire. Ma tutti a te capitano. Eh sì. Vabbè Amazon è... Chiaro, un corriere, spedizione, se fai eh, in un mese 40-50 acquisti, una o due ti vanno sempre male. Ma mi, se mi, mi succede poi nel microfono che non deve succedere. Poi il microfono questo si è rotto perché già da, ce l'ho da tre anni e passa. Io non lo uso come una persona normale, lo uso tutti i giorni per 3-4-5 ore di continuo, quindi chiaramente si usurano le cose. Ascolta, a me serve un adattatore Lightning che permette, mi permette di trasferire foto e video dentro il mio iPad Pro. Con l'app l'appfile, mi sapresti consigliare un adattatore diverso da quello originale Apple? Eh, sì. Se mi contatti su Instagram, poi te lo. ti do il link. Corriere Mai di ricotta, foto e video. Ah, sì, sì. Successe la stessa cosa ad un amico, alla fine l'hanno rimborsato e quando ha provato a riacquistare il prodotto non era più disponibile Io fortunatamente l'ho ritrovato di un colore diverso, prima l'avevo preso grigio con le cose dorate, con gli stemmini dorati Invece adesso l'ho trovato tutto silver, bellino, lo volevo tutto bianco però va bene lo stesso Un po' più scontato, l'hanno già spedito quindi speriamo che arrivi intatto Per quanto riguarda Facebook, secondo te è meglio usare l'applicazione o, o aprirlo tramite il Safari? Te lo chiedo perché in questo caso... Ne ho sentite di tutte le versioni. Su questo caso ne ho sentite di tutte le versioni. Allora, Luca, io ti posso dire che l'applicazione di Facebook eh, fino a 2-3 anni fa eh, era considerata come l'app che consumava maggiore batteria all'interno di iPhone. Quindi, se proprio vuoi avere una visione più completa del tuo iPhone senza consumare batteria e eh, diciamo avere drenaggi anomali, usalo da Safari perché WhatsApp... Cioè, Whatsapp, perdono, Facebook è veramente un'app che consuma dati e batterie a livelli assurdi. Ve lo giuro, ragazzi. Se voi utilizzate un'ora di Facebook, un'ora di Whatsapp, un'ora di, un di Instagram, un'ora di chiamate, un'ora di musica, l'app che consuma maggiormente è Facebook. Poi c'è Whatsapp, eccetera, eccetera, ma Facebook comanda. <ride> Perfetto, accendo il PC, l'ore Ho comprato l'iPhone 2019, è una bomba. Ecco, ecco, vedi. Come mai Apple non ha pubblicato l'avviso dell'evento del 2 dicembre sul sito? Perché non lo sappiamo, non lo sappiamo, e lo ha pubblicato solamente via email, cioè lo ha mandato via mail alla stampa, stop, tutto qui, non, non sappiamo perché, forse perché non lo ritiene un evento sì ufficiale ma non ai livelli di presentazione dei prodotti, Boh, non lo so. La ricarica wireless è più lenta rispetto a quella con il cavo? E questo non si può dedurre così. Dipende da che trasformatore hai per la ricarica, sia per la ricarica wireless, sia quella via cavo. Cioè, dipende da questo. Non, non, non c'è una legge fissa che dice che la wireless è più lenta e il cavo è più veloce. Ci sono cavi più veloci e wireless eh, più veloci. L'unica cosa è che la wireless arriva fino a 10 watt massimo, mentre quella cavo arriva fino a 50 watt, se vuoi. A me ieri mi si è rotto il caricabatterie ma pensavo che mi si era sminchiato l'iPhone Poi ho visto che era il caricabatterie, sono volate smadonne a destra e sinistra Eh lo so, quando si rompe un, un, un prodotto, un accessorio Apple è sempre così Secondo me muoiono a causa dell'uso di caricabatterie cinesi Perché i fili Apple costano troppo e si rompono troppo in fretta Allora la gente compra direttamente i fili dei cinesi Ma questo non, è, non infligge nessuna problematica Perché... Mh, tutti i prodotti Apple hanno un limitatore interno elettrico, quindi se il cavo non dovesse essere ottimo o se ci dovessero essere sbalzi di, di, temper di temperatura, di, di, di voltaggio, eccetera, l'iPhone cioè andrebbe in protezione e non succede niente, quindi non, non credo sia questa la motivazione. Mirko, notizie della benedetta Dark Mode su WhatsApp? Eh, se avessi avuto notizie le avrei pubblicate sul sito, ma purtroppo, purtroppo no, purtroppo no, non, non ci sono notizie. Almeno al momento. Poi... Scusate che ho mandato la pubblicità per i non sub, così. Vogliamo la dark mode su WhatsApp. Disgraziato questo Timmy Cook, le ha studiate tutte. Ti <ride> sì, ho appena scritto su Instagram per l'adattatore, appena riesci mandami in grazie mille, figurati, va bene. Non è vero, io ho capito originali che non si sono mai rotti i Buster Station, ma io, io ho ancora un cavo dell'iPhone 3GS che avevo dieci anni fa, che tuttora funziona. Sì, ha il nastro isolante, ma funziona. Hai mai avuto un telefono Android? Sì, per test. Me li mandavano tipo 4-5 anni fa per fare dei video confronti, eccetera, ma... No. <ride> Ragazzi, no. Cioè, volete mettere a paragone? Cioè, no. No, 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 no. Proprio no. Teo, ciao Mirko. Oggi passo solo per un saluto. Recupero domani se la carichi su YouTube. Certo che la carico su YouTube. Entro mezzanotte dovrebbe essere su YouTube. Quindi Teo, tranquillo. Poi la rivedi con calma. Ragazzi, ultimi 11 minuti di live. Quindi ultimi minuti per fare qualche domanda. E poi ci salutiamo. Volevo fare una live di gaming dopo questa live, ma... Preferisco di no, ragazzi. Preferisco riposarmi perché domani devo fare un video abbastanza lungo di Mattia. Perché non mi mette a fuoco? Maledizione! Ah, compri 200 euro di webcam e poi... Non mi mette a fuoco. Ma no, vabbè. Impazzisco. Vediamo gradualmente. Mette a fuoco, mette a fuoco, mette a fuoco. Sono a fuoco? Mezzo sì e mezzo no. Vabbè. Eh, dai che forse per metà 2020 avremo la Dark Mode sia su Whatsapp che su Facebook, ah chi lo sa. Che marca e che modello era quel telefono Android? Eh, ho provato Samsung, HTC, Zopo, che ora non fanno più, eh, non mi ricordo, non mi ricordo più. Anche perché prima, oltre a Apple Zane, eh, c'era, non so se siete abbastanza veterani da ricordarvelo, ma c'erano quattro siti, c'era... AppleZane.net, dove si parlava di Apple, c'era CuriosityZane.net, dove si parlava di curiosità, SmartZane.net, dove si parlava di Android, e GameZane, dove si parlava di giochi. Poi con il tempo mi sono dedicato solo ad AppleZane, e quindi ho chiuso tutte le altre piattaforme. Ma c'erano cioè, anche siti Android, marchiati Zane. Non sei più a fuoco, sì sì ho visto Notizie su Whatsapp per iPad Anche lì dovrebbe uscire Whatsapp per iPad Insieme alla versione con Dark Mode Ma ancora chi lo sa quando Il mio primo prodotto Apple è stato un iPhone 4S Poi un 5S, infine un iPhone 6S E poi siccome mi sono rotto di Apple Perché era troppo restrittiva per i miei bisogni Sono passato ad Android con il Samsung Galaxy S7 Adesso sono abbastanza felice con un S10 Ah che colpo al cuore Ricordo ricordo, eh sì Alex Bei tempi <ride> Sì, pure io il cavo ce l'ho ingiallito e con il nastro isolante quello del 3G si tiene come una reliquia esatta. Quella è storia. Quello è uno dei primi cavi mai fatti nel mondo. Mi fai venire i bri brividi a sentire nominare quei prodotti che non fanno mai più. <ride> non so, prima Zane era una catena di siti web, ora è Zane sta solo per Apple Zane o oh, Mirko Zain in questo caso. E vabbè, i tempi cambiano. Però è nato prima Polzene eh, nel 2011, e poi gli altri sono nati nel 2014 o 15, non ricordo. Ormai sono passati troppi anni, ragazzi, chi se le ricorda più queste cose. Mirko, te come stai? Tutto bene? Sempre un po' stanchetto, devo riuscire a regolare orario di, 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 di lavoro con quello del dormire, perché ho sempre troppo poco tempo bannato. Questi dispositivi ce li ho tutti, con pure managale, però il 4S ho fatto il jailbreak e ho cambiato batteria due volte, Apple Zain sempre fidelis. Esatto, esatto. Ragazzi, ultimi 8 minuti di live e poi ci salutiamo. Quindi, ultime domande. Anzi, facciamolo adesso il recap. Nel frattempo, fate le classiche domande. Vi ricordo di seguirmi sui social di Apple Zain, Ovvero Facebook, Twitter, Instagram e Telegram. Su Instagram c'è anche il mio account mirco-bassoZendo. Che ogni giorno vi do consigli, anteprime sulle storie, eccetera, eccetera. E ovviamente scambio anche qualche chiacchiera con voi durante l'arco della giornata. Quindi, scaricatelo e scaricatelo e seguitemi e poi scaricate iappzaino. Però l'applicazione ufficiale di AppleZain.net che è disponibile gratis sia per iPhone che per ipad. Ed è attualmente l'app più scaricata d'Italia per l'Apple News italiana ed anche la più votata positivamente. Quindi, ragazzi fatelo gratis iPhone iPad, un semplice tap, tap tap. Devo ammettere che anche io, S10, a darsi un pugno, un pugno allo stomaco e una coltella Però ho preso un iPad Pro un anno fa, consapevole della comodità che altrimenti non avrei avuto. Però personalmente mi piace troppo smanettare. Darsi, mi deludi. <ride> no, scherzo, ovviamente. Il mio compagno però ha solo Apple, quindi in casa quasi tutto marchiato... Ah, vedi, almeno qualcuno ti condiziona. Mir, grazie del follow, benvenuto. Almeno qualcuno ti condiziona, capito? <ride> allora, dove sono... Lo sai che Amazon, Apple e altre marche famose e ricche sono nate in un garage, la morale è comprati un garage. Apple Zen Top. Di cosa parlerai nel video di domani? E sono indeciso fra due video, quindi non lo so ancora. Vediamo domani come mi sveglio, se mi sveglio stanco o meno, decido quello più rapido o quello più lungo. Sei il top, grazie raga, veramente. Vi voglio bene a tutti, giuro. Ho un MacBook da 13 anni, va ancora? Lo usa mio figlio, viva Apple, mamma mia. Apple Zane, un meglio youtuber di Italia Tech. <ride> e prima ancora, prima ricordi cosa c'era? Io me lo ricordo. Ah, Block Zane e Zane Forum. Prima è nato tutto da un forum, ragazzi. Vabbè, ho fatto il video dei 10 anni il, il 20 settembre. Quindi andatevelo a rivedere su YouTube. 2 dicembre Apple Event, 3 dicembre Apple Live, 4 dicembre Minecraft. Mi sembra ovvio, ecco. Simone ha stilato la classifica delle streaming di, fra due settimane. Ovvero il 2 dicembre, evento Apple e lunedì. Il 3 eh, martedì, Apple Live. Il, il. no, sì, il 4 Minecraft, live di Minecraft. Ok, perfetto. Ma non c'era anche Facebook Lite? Sì, ma solamente in alcuni stati e non in, in Italia. No, ancora prima? Di che parli, non ricordo. Luigi, grazie del follow, benvenuto. Anch'io ero Samsung, però quando è uscito il 5 sono diventato Apple. Fino ad oggi e non mi pento il passaggio di Apple, grande Vix. Ciao Mirko, io vado, ciao lui. 5 dicembre tutti all'ospedale, esatto. Esatto, succederà proprio questo. Alex, non ricordo di cosa parlavi. Ancora prima. Scusi, del 94, io sono del 92, ci sbagliamo di 3 anni, quindi sei quasi grande quanto me, quindi ti ricorderai sicuramente qualcosa che ho fatto in passato, dato che mi segui da... Io uso ancora iPad Mini 1 con iOS 9.3.6, povero, vorrei passare ad iPad Mini 5, perché non mi piacciono i tablet troppo, troppo grandi, lo consigli? Beh, certo, è potenza attuale, ma con il corpo ancora piccolo di iPad Mini storico, quindi sì, 6 dicembre usciamo tutti. Dall'ospedale, quindi un giorno di riposo totale all'ospedale, il 5 e poi il 6, usciamo tutti. Mia sorella, invece, non so per quale motivo è stata sempre attratta dalla mela. Tutto cominciato da un iPhone 3GS fino ad un iPhone 11 Pro, poi ha un iPad Pro, quello senza bordi e un MacBook. Pro del 2016 non riesco a capire come è riuscita ad acquistare, le ruba. Tu sei la ruba, semplice. Ti dico solo una cosa, musica. Penso adesso ti viene in mente. Ah, nel senso che ho fatto canzoni su YouTube, questo intendi, non lo so cosa. Di cosa parli nello specifico? Non ricordo. Io che facevo musica, non lo so. Sì, facevo musica, cantavo. Ci sono miei video su YouTube mentre canto. Non li sgamerete mai, maledetti. Ultimi 4 minuti di live, ragazzi, e poi ci salutiamo. Ci salutiamo. E vado a preparare il prospetto del video di domani. Ci vorrà tutta la notte. Che bello! Guarda che nel frattempo devo vedere una cosina. Dove, 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 dove. Eccoci qua. Mirko Cantante. Ok, si trovano allora. Sì, sogna. Sogna. Scommetti? Vabbè, tu se lo sai, sì. Ma gli altri che non lo sanno, no, Alex. <ride> anche il primo dispositivo è, Anche io primo dispositivo è Apple iPhone 5S. Ne ho presi due. Perché il primo mi dava schermo blu e poi sono passato ad iPhone 8. Ora nemmeno mi 90 ad Andare grande. Se trovi il video di Mirko che canta ti banna l'IP esatto. <ride> Nel frattempo, Mirko sotto la doccia, One Fly. <ride> ai ai. <ride> Ragazzi, ultimi due minuti e qualcosina di live. E poi vi abbandono. Ma tra l'altro, oggi faccio un host. Vediamo chi c'è di quelli che seguo che fanno un host. Eh... Boh, c'è Gabbone, Gabbo di Squared. Ora faccio un host con un Gabbone di Squared. Dov'è Gabbo di Squared? Qua c'è la streaming. Vabbè, mancano due minuti, ora lo faccio. Ragazzi, ultima domandina, se c'è, se no. Ci vediamo domani con un nuovo video. Seriamente facevi musica? Yes, certo. Sì, sì. Un minutino, che bella famiglia di pazzi che siamo. Buonanotte a tutti. Va allora, ragazzi, io vi ringrazio per essere stati qui con me per un'ora intera. Ci vediamo domani con un nuovo video sul canale YouTube ufficiale di Apple Zane E martedì prossimo, sempre qui con me per la Apple Live. Vi butto un ride su Gabbo di Squared. Ciao! Ok. Sono tutti pronti? 3, 2, 1, ride fai un ride. Fatto.